appena segnato il Milan, appena segnato Theo Hernandez, il Milan porta a casa questa vittoria sudata, questa vittoria clamorosa per come è accaduta, e lo fa grazie a Theo Hernandez, che è un giocatore stratosferico, il miglior terzino della nostra Serie A, destra sinistra non fa differenza, il miglior terzino della Serie A ce l'ha il Milan. Io ho aspettato a collegarmi, solitamente mi collego con voi qualche minuto prima della fine della partita, stavo aspettando perché non sono in una posizione favorevolissima questa sera a San Siro, quindi faticavo a trovare un'inquadratura che mi permettesse poi di raccontarvi anche quello che stava succedendo in campo, e poi ho detto: è successo qualcosa quando il Milan era sotto, quando il Milan era sotto col Parma, quando il Milan era sotto col Verona, che è successo qualcosa a favore del Milan nei minuti di recupero. Oggi sul 2-2 sarebbe stato già un risultato utile e favorevole per il Milan, per come era accaduta. Esulta Stefano Pioli, esulta tutto il Milan, ho detto, non vorrei, adesso mi siedo, faccio tutto in diretta, mi siedo per commentare con voi questa vittoria, ho detto, non mi collego perché è già un 2-2 che è tanta roba per quello che si è visto in campo questa sera, non vorrei che, non lo so io, avevo paura perché la Lazio attaccava, perché commentare con voi in diretta magari un risultato sfavorevole sarebbe stato certamente sarebbe stato chiudere il 2020 nella maniera peggiore, invece è successo quello che in pochi si aspettavano, ovvero il vantaggio di Theo Hernandez, questo ragazzo, il miglior terzino della nostra Serie A, non destro, sinistro, il miglior terzino tra i terzini destri e i terzini sinistri del nostro campionato, forse anche di Europa, non c'è un terzino migliore di Theo Hernandez. Stasera parlavo anche con dei colleghi di Federaziale e appunto anche loro raccontavano a noi che seguiamo il Milan quotidianamente da vicino di come restino di domenica in domenica impressionati dalle doti di questo ragazzo, che oltre a tutto quello che fa sulla fascia si scopre un saltatore di testa nei corner, ed è un qualcosa di davvero straordinario. Tutto il Milan a centrocampo, tutto il Milan si abbraccia, tutto il Milan esulta, tutto il Milan fa festa, tutto il Milan si gode il primato nel 2020, che era già un qualcosa di consolidato. Adesso chiederò a Stefano Pioli se vuole darlo il 10 in pagella, ma anche con la lode, in questo 2020 per il Milan, perché ha chiuso un anno solare pazzesco, ha chiuso da primo in classifica questo primo capitolo di campionato, ha chiuso davanti all'Inter con sul groppone il peso di una grande vittoria dei nerazzurri a Verona, sapendo già di quel risultato, contro una Lazio forte, con tante assenze, una Lazio che ha fatto la partita per praticamente almeno 70 minuti, poi il Milan si è risvegliato verso la fine quando la Lazio non ne aveva più, quando Rebic ha sbagliato un gol con anche la complicità di Reina, perché ha fatto un'enorme parata Pepe Reina su Rebic, poi forse il diagonale uscito di poco sarebbe stato annullato per posizione di offside, io non ho rivisto il replay, ma certamente quella che poi matura anche il 2-2, nonostante l'amarezza per lasciare il primato proprio nell'ultima partita del 2020, anche il 2-2 sarebbe andato bene al Milan, a questo Milan a cui non si può dire niente, neanche in una partita dove oggettivamente fa poco. Poi è arrivata la ciliegina sulla torta di un giocatore straordinario. Theo Hernandez è un po' l'anima di questo nuovo ciclo del Milan. Perché dico questo? Perché è il primo vero colpo di Paolo Maldini. Il primo vero colpo di Paolo Maldini. Oggi siamo tutti qui a elogiare Paolo Maldini, oggi siamo tutti qui a dire che lo scout del Milan ha fatto un lavoro eccezionale, oggi siamo tutti qui a dire che il Milan di Stefano Pioli è una realtà bellissima, ma non lo dicono soltanto i tifosi del Milan, lo dicono tutti gli sportivi che si stanno godendo questo campionato. Theo Hernandez è stato il primo vero colpo di Paolo Maldini. Il Paolo Maldini dirigente nasce
forse con Teo Hernandez, adesso sto andando a memoria e correggetemi voi se dimentico qualcuno o qualcosa, ma certamente Teo Hernandez è il simbolo di questo Milan, di un Milan che corre, di un Milan che non molla mai, di un Milan che ha gamba, di un Milan che ha testa, di un Milan che ha spirito, di un Milan che non smette mai di sorprendere e soprattutto che gioca con una capacità di difendere, di soffrire, che solo le grandi squadre hanno, che le grandi squadre devono avere se vogliono raggiungere un qualcosa di straordinario, di impensabile, di inimmaginabile. Il Milan questa sera ha sofferto tanto, la Lazio va via da San Siro con tanti rammarichi, ma il Milan... Diciamo che il dio del calcio ha premiato questo Milan che nel 2020 è stato nettamente la sorpresa, poi diventata conferma, poi diventata bellezza del calcio italiano. Il Milan chiude al primo posto in classifica, il Milan regala ai suoi tifosi che anche oggi fuori da San Siro hanno colorato, infiammato di rossonero il vialone che porta a San Siro e che ha portato a San Siro il pullman rossonero. Il Milan regala una gioia immensa anche a se stesso, perché lasciare la vetta proprio stasera sarebbe stato, per come si era messa poi, perché noi parliamo di una partita dove anche il Milan, nonostante il 2-2, il Milan avrebbe secondo me dovuto vederlo come un risultato positivo, un risultato utile, ma per come si era messa anche il Milan sarebbe andato a casa con qualche rammarico, forse con più di un rammarico, perché al 15esimo, al quarto d'ora, il Milan era sopra di 2-0 e quindi sarebbe stata comunque una beffa parziale per come si era messa, non per quello che si era visto. In realtà poi quando hai tutti questi elementi che vi ho elencato, gira anche per il verso giusto, e quello di questa sera, il colpo di testa di Teo Hernandez, è un qualcosa che certamente entrerà e andrà a scrivere un altro capitolo straordinario di un film del campionato del Milan che comunque andrà, sarà certamente un qualcosa di storico, perché quello che è stato fatto finora non sarà certamente non dovrà essere dimenticato e sarà incancellabile. Detto questo, il Milan vince contro la Lazio. Questo Milan vince contro la Lazio è un risultato favoloso, straordinario, incredibile. E ragazzi, io fino ad oggi ho sempre detto che ogni passo, ogni punto, ogni risultato utile era un passo importante, fondamentale per quello che è l'obiettivo del Milan, ovvero il quarto posto. E stasera invece dico che sono tre punti fondamentali per il quarto posto, perché battere anche la Lazio è un qualcosa davvero, 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 davvero di straordinario. Complimenti al Milan, complimenti a Stefano Pioli, complimenti alla dirigenza, buon Natale rossoneri, buon anno rossoneri, e adesso ci rivedremo ovviamente coi prossimi impegni, ripartire dal Benevento il 3 gennaio, ma soprattutto ritrovarci qui alla Befana contro la Juventus il 6 gennaio, e sarà una partita certamente da vivere, non so con quale sentimento. Buon Natale, amici rossoneri, mi raccomando, iscrivetevi, non ve l'ho ricordato all'inizio perché io veramente ero qui che dicevo no, a sto giro aspetto, perché va bene anche il 2-2, e invece no, invece ho sentito proprio il richiamo quando Teo Hernandez ha fatto così e l'ha buttata in porta. Iscrivetevi, mi raccomando, qua sotto tutte le coordinate, mettete mi piace e iscrivetevi, e ragazzi, buon Natale rossonero.